tutti, cioè non penso che noi possiamo, cioè, adesso, oggi per fortuna si è più o meno ricomposta la frattura, ma noi evidentemente stiamo andando avanti ormai da qualche mese con difficoltà non create dal Movimento 5 Stelle, una volta la Lega, una volta insomma diciamo ci sono tensioni dentro la maggioranza, che è normalissimo, una maggioranza così disomogenea politicamente tra forze che sono destinate a combattersi tra meno di un anno alle elezioni politiche, però è difficile mandare avanti un governo così, quindi io credo che con grande senso e spirito di responsabilità si debba, diciamo, costruire un accordo di fine legislatura e su quello andare avanti, mettendo a riparo il governo dalla campagna elettorale e dalle tensioni, se no diventa ogni passaggio un incubo. All'interno di questo accordo di fine legislatura inseriamo anche lo Ius Scholae. Ma quello no, perché quello non è un accordo di governo, quella è una legge di iniziativa parlamentare sulla quale il Parlamento si esprimerà liberamente come previsto dai regolamenti e dalla Costituzione, cioè noi in Parlamento abbiamo tutte le forze politiche che presentano dei disegni di legge nei quali credono e su quelli cercano i voti, a prescindere dalla maggioranza di governo, lo sanno i colleghi della Lega, lo fanno anche loro. Ma intanto fa caldo e agitarsi non fa mai bene quando fa così caldo, quindi suggerirei a tutti più pacatezza. E io penso che il PD debba concentrarsi molto nei prossimi mesi sul PD, credo che noi non possiamo passare 8 mesi a discutere solo di alleanze, ovviamente dobbiamo cercare di costruire una coalizione competitiva, ma penso che quella coalizione sarà molto più competitiva se il PD sarà più forte, quindi il nostro primo obiettivo deve essere quello di far crescere il PD e questo lo si fa appunto lavorando sui temi, lavorando sull'identità, lavorando sulle cose che mettiamo al centro dell'agenda politica, ovviamente anche mostrando responsabilità. Io penso che il ruolo di enorme stabilizzatore che il PD ha esercitato in questi mesi complicati sia anche apprezzato dagli italiani e sia una delle ragioni per cui comunque per quel che valgono cresciamo nei sondaggi e anche una delle ragioni per cui le amministrative sono per noi andate bene, però non è sufficiente, appunto a fianco a questo ci deve essere una ripresa del profilo del PD. Quando parla di pacatezza ce l'ha anche con il ministro Franceschini, che da Cortona comunque non ci è andato giù piano con il Movimento 5 Stelle. Ma no, ma Dario ha detto una cosa ovvia che pensiamo tutti e che abbiamo detto tante volte, è chiaro che se c'è una rottura nella maggioranza di governo che scinde i destini in questa legislatura, che peraltro probabilmente finirebbe in quel caso, ma poi sta Mattarella ovviamente decidere, è chiaro che se c'è una rottura in questa fase che per ora per fortuna abbiamo scongiurato, è molto difficile immaginare di tenere in piedi l'alleanza politica tra forze che si dividono, cioè noi non siamo il centrodestra, noi non siamo il centrodestra che prova a tenere insieme chi sta al governo e chi sta all'opposizione del governo, che si insultano fino al giorno prima e poi si mettono insieme, noi abbiamo un'idea un po' più seria e più, diciamo, credo affidabile della politica, per cui le alleanze si costruiscono anche intorno a quello che si fa nei mesi precedenti alle elezioni. Se stiamo insieme è più facile allearsi e se ci dividiamo e uno va all'opposizione e l'altro resta al governo oppure finisce la legislatura come temo accadrebbe, è molto, molto complicato pensare poi di rimanere insieme. Comunque sia l'alternativa 5 Stelle è Calenda. No, ma io penso che l'alternativa, cioè che non, appunto che noi dobbiamo lavorare sul PD, cioè non, se passiamo 8 mesi a discutere se ci piace più Conte o Di Maio, Calenda o Renzi, Fratoianni o Speranza, usciamo matti e, come dire, non ci appassioniamo nemmeno. Parliamo di salario minimo, di questioni sociali, parliamo di quello che vogliamo fare per il paese, parliamo di diritti, proviamo a portare a casa le leggi a cui teniamo come lo Ius Scholae, cioè lavoriamo sull'agenda del paese.